Si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025 il secondo pellegrinaggio che la Diocesi di Bologna promuove insieme al Patriarcato Latino di Gerusalemme come iniziativa di comunione di pace in Terra Santa e come cammino giubilare. Il prossimo 6 gennaio i pellegrini saranno a Betlemme per adorare come i magi, rappresentanti di tutti i popoli della Terra, il bambino salvatore del mondo. È la meta ideale programmatica di un percorso iniziato lo scorso giugno con il primo pellegrinaggio guidato dall'Arcivescovo. La gratitudine manifestata dalle comunità cristiane che abbiamo sperimentato in quell'esperienza, spiega il vicario generale, Monsignor Stefano Ottani, ci ha portato a promettere che saremo tornati. Nel terribile contesto del terrorismo e della guerra che insanguinano la terra del Signore, l'assenza dei pellegrini aumenta ancora di più la sofferenza, non solo per la mancanza di lavoro e quindi di sostentamento per le famiglie, ma anche per la sensazione di essere soli e dimenticati da tutti. La sola presenza degli stranieri è un freno alle angherie perpetrate nell'indifferenza generale. Vogliamo perciò essere un segno di vicinanza e un gesto di solidarietà, perché solo dalla comunione può fiorire la pace. Visita i luoghi santi, dunque, ancor di più alle persone, alle comunità che vi abitano, mettendosi in ascolto del dolore degli israeliani e dei palestinesi, condividendo la preghiera e le attese dei fratelli cristiani. Il programma prevede 2 giorni a Gerusalemme e 2 giorni a Betlemme, entrambi ricchi di celebrazioni e relazioni. Per i vicoli della Gerusalemme Vecchia, la Via Crucis il venerdì pomeriggio, per poi assistere all'inizio del sabato ebraico nella spianata davanti al muro occidentale dell'antico tempio. Tra i più significativi incontri, quello con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa. Poi la celebrazione dell'Eucaristia Domenicale con le parrocchie cattoliche del patriarcato. Nel pomeriggio del 5 gennaio a Betlemme saranno coinvolti dai preparativi per l'arrivo dei magi. La mattina della festa dell'Epifania, la conclusione probabilmente nella Basilica della Natività, adorando il Figlio di Dio che nell'Eucaristia rinnova eternamente il dono di sé per la salvezza e la pace fra tutti gli uomini. Anche chi rimane a casa può contribuire con un segno di solidarietà che i pellegrini porteranno alle comunità cristiane. C'è ancora qualche posto disponibile per iscriversi alla Petroniana Viaggi, organizzatrice tecnica dell'evento. Maggiori informazioni sul sito chiesadibologna.it e petronianaviaggi.it.